15.000 abitanti in totale, a dividerli soltanto pochi chilometri, ad unirli una incredibile passione per il calcio. Questa è Cori Norma, più di una partita, 90 minuti carichi di sogni e suggestioni. Pronti via e subito il Cori a fare la partita con grande ritmo. Arru passa e scatta, Santucci va rapido per Aquilani che fiuta il compagno e con un tocco di classe lo manda a rete. Un gioco da ragazzi per Arru che salta vita e chiude in rete l'azione da lui ispirata. Tanti dubbi sulla posizione dell'attaccante e partita in salita per l'arbitro. Sempre Cori. Break di Pagliuca e lancio immediato in profondità per Aquilani, diretto a rete che salta Carniellutti ma un'esitazione fatale lo porta a concludere malamente. Il Norma si affaccia timidamente con Ciaurelli, serie di finte, Vitali è ubriacato, poi cross interessante in mezzo ma Bego in spaccata non trova la porta. Minuto 29, Pacifici batte una punizione che spiove dentro l'aria, Dalbenzi non trattiene forse per una carica e Santucci ne approfitta regalando il pareggio alla sua squadra. La reazione decisa del Cori è frenata da decisioni arbitrali contestate. Prima con Ciotti, che si invola e crossa dal limite, ma per l'arbitro la palla è uscita. A nulla vale la prudezza di Aquilani. Un minuto dopo, ancora una chiamata dubbia sullo stesso Aquilani che serve Cocco, presunto fuorigioco. Il Norma ringrazia e si affida a Sordi. Grande conclusione dalla tre quarti, di poco alta. Poi, allo scadere, Ciaurelli lo lancia sulla sinistra. L'attaccante si libera di Ciardi, forse con un tocco di mano, e poi entra in area di rigore, salta dal Benzi e firma. Rimonta completata per il Norma in chiusura di primo tempo. Il secondo inizia con una grande occasione per Aquilani, che stoppa di petto, salta vita ma Ustione lo contiene, salvando il risultato. Il Norma risponde con Bego, lanciato da Mazza, a tu per tu con Dal Benzi alla meglio il portiere. Lombardi si gioca la carta piccolo e lo Stoza ci spera quando il suo scavetto diretto a rete è neutralizzato da Santucci, in anticipo su Arru. Con il Cori sbilanciato il Norma può fare male con Bego. Ottimo spunto solitario ma l'attaccante stremato centra in pieno Dal Benzi, sbagliando poi anche l'impossibile. Finisce così, è un colpaccio del Norma ai danni di un Cori arrembante, sfortunato, ma applaudito fino all'ultimo dai propri sostenitori. Ti do una brutta notizia perché il Città di Pomezia ha vinto quest'oggi, quindi diciamo il distacco rimane invariato. No, noi eravamo partiti per fare un buon campionato, quindi non è che dobbiamo per forza vincere il campionato o arrivare secondi, quindi facciamo le ultime tre e faremo il resoconto alla fine del campionato. Insomma. In campo c'è stata una grandissima squadra, il Cori, e poi purtroppo due gravissime disattenzioni dell'arbitro perché anche per stessa ammissione dei giocatori del Norma. Poi non ci dimentichiamo, siamo in seconda categoria, io l'anno scorso allenavo in promozione e c'era la terna. Spendiamo una parola in favore anche di questi ragazzi, va.